Buon salve a tutti amici di Nickelodeon. Oggi sono qui per farvi conoscere un po' meglio il personaggio di Gioia, che è la protagonista del mio fotoromanzo. Allora, sicuramente vi chiederete: Vale, ma perché hai scelto questo nome? Ti sei ispirata a qualcosa, qualcuno, l'hai scelto a caso? Allora, dovete sapere che il nome di Gioia l'ho scelto ancora prima di iniziare a scrivere, ancora prima addirittura di pensare di cosa avrei parlato. È stata come un'illuminazione divina, cioè me lo sono proprio sentita dentro, mi sono detta: ok, scrivo un fotoromanzo, faccio una trama e tutto, ma la protagonista in ogni caso, qualsiasi scelta io faccia della trama, si chiamerà Gioia. L'ho proprio sentito dentro e quindi ho scelto questo nome e mi ci sono affezionata veramente un sacco nella scrittura, perché grazie a lei sono riuscita a esprimere parti di me che, di cui non avevo mai parlato, e quindi sicuramente se in futuro avrò una figlia la chiamerò Gioia, perché mi sono un sacco affezionata a questo nome. Vi ho sempre detto che c'è molta Vale in Gioia, infatti mi rispecchio tantissimo nel suo personaggio, perché grazie a lei, grazie a questo fotoromanzo che è veramente troppo importante per me, sono riuscita ad esprimere parti di me di cui non avevo mai parlato con nessuno, veramente nessuno, ed è un grande traguardo personale perché sono riuscita a parlare di argomenti che mi hanno fatto soffrire molto molto profondi con voi, che siete veramente le prime persone con cui ne parlo, perché siete speciali e mi trovo sempre molto a mio agio con voi, riesco sempre ad essere me stessa, quindi grazie di cuore. E siamo molto simili io e Gioia, sia per questo, sia perché siamo molto emotive, sia perché amiamo la ginnastica entrambe, sia perché entrambe abbiamo un gatto, insomma ci sono un sacco di cose in comune. Sta a voi scoprire le altre, quindi leggete come stai. Se mi trovassi Gioia davanti le direi: sei forte, perché è riuscita a superare veramente un momento bruttissimo per lei, e la capisco, perché questo momento è ispirato ad un mio momento molto brutto. Si sentiva non capita da nessuno, si sentiva che il mondo le stesse crollando addosso, si sentiva persa, ma nonostante ciò, nonostante tutte le delusioni in amore, in famiglia, nello sport, con gli amici, lei non ha mai mollato, ha sempre tenuto duro e è andata avanti nonostante non fosse facile, e ne è uscita testa alta, e ne è uscita soprattutto imparando molte cose, perché una cosa che dico sempre io è che più sofferenza una persona passa, più momenti difficili uno supera, più soddisfazioni, più traguardi otterrà nella vita, perché più la strada è in salita ovviamente è più faticosa, però una volta arrivati in cima, se si è in alto il panorama è molto più bello. E quindi questa metafora per dirvi che ogni momento brutto che passate lo supererete e soprattutto ne uscirete più forti di prima. Allora, dovete sapere che Gioia ha una passione grandissima per la ginnastica, come me d'altronde, però lei la fa veramente da quando è piccolissima ed è un'aspirante campionessa a livelli mondiali. Infatti suo padre sogna che lei vada alle Olimpiadi e che vinca una medaglia, insomma. Suo padre tiene veramente tantissimo a questa sua carriera da ginnasta. Lei ci tiene, anche lei, però diciamo che poi nel corso del tempo capirà che tutto ciò che fa in ambito ginnastica lo fa non perché rende felice lei, ma per rendere felice il padre, l'allenatore, le amiche, il fidanzato, insomma. Capisce che vive più per gli altri che per lei stessa, ed è veramente un grave errore che ho fatto pure io, perché dovremmo ascoltarci di più, dovremmo amarci di più, perché noi siamo le persone con cui dovremmo passare il resto della nostra vita, noi siamo le persone che meritano di essere felici e quindi dobbiamo sempre inseguire i nostri sogni, nonostante le persone che non credono in noi, nonostante le persone che ci reputano ridicoli. E quindi niente, questo è anche uno dei tanti messaggi del libro. Io sono qui con il mio bellissimo fidanzato ventilatore, che è appunto colui che mi rende felice, perché senza di lui morirei di caldo. Comunque, a parte gli scherzi, parliamo degli amori di Gioia, parliamo della sua vita sentimentale, perché la mia non esiste. Fatemi sapere se voi siete fidanzati oppure no, o se vi piace qualcuno oppure no. E allora, Gioia inizialmente è innamorata di Marco, che è questo ragazzo perfetto, nel senso tipo il principe azzurro che tutti vorrebbero. Senza che lei se ne accorga, nella sua vita entra anche un altro ragazzo di nome Alex, che lei e tutti i suoi amici reputano uno sfigato perché semplicemente è diverso dalla massa. Per fortuna Gioia capirà poi che la diversità non è un difetto, anzi è ciò che ci rende unici e speciali, e capirà l'importanza di Alex. Succederanno cose, però non vi spoilerò troppo, lo scoprirete leggendo come stai. Un bacissimo e alla prossima!